A Ibiza vado poco. E poi è tutta questione di abitudine, trovare il coraggio di dire che poi Ibiza mi fa anche un po' cagare ultimamente. E mi fanno anche schifo quelli che fanno l'applauso al tramonto. Perché fai l'applauso al tramonto? Solo in vacanza. Fallo domani alle 18, quando stacchi, in ufficio. Fai l'applauso al tramonto, brutto stronzo. No, solo col pantalone di lino bianco. Devo trovare il coraggio. Devo aprire il mio cuore. E dire a quello che mi piace, al ragazzo di cui mi sono innamorata, che non ho mai visto una serie americana e che Netflix per me potrebbe essere tranquillamente un adesivo per dentiere, e che il vodka tonic per me è una gran porcata, tranne quello che fanno qui, che è eccezionale da provare. Mi sento già sola come un cane. Mamma, devo trovare la forza con me stessa di ammettere al mondo tutto, che anche se non faccio yoga né pilates, io sto benone. È ora di finirla. Voglio essere libera, anche se sono a Milano, di dire a tutti che una volta ho messo il like sulla pagina di Tiziano Ferro. Ma poi l'ho subito tolto, per paura di ritorsioni. Dei miei amici, quelli lì che si ascoltano gli LCD Sound System, i Royscope, gli Strychnic. Ma c'è qualcosa di molto, molto, molto più rischioso che devo trovare il coraggio di ammettere al pianeta. Qualcosa per cui tutti al vernissage di domani mi schiferanno. Io di arte contemporanea non ci ho mai capito un cazzo di niente. E non so se a quel punto riuscirò più a controllarmi, ma Marina Abramovic, e a proposito di arte, dovrò ammettere che sì, è capitato anche quello. È successo che sono andata a teatro, perché a teatro bisogna andare. Sono andata a vedere il teatro contemporaneo sperimentale, Ricci Ford e Madante. Sono andata. Però a un certo punto, diciamo appena prima del primo tempo, ecco, io ho sentito un dolore qui tra pancreas, che non so manco un po' dov'è, e intestino grasso, una voglia di alzarmi e gridare. Scusate? Non ho capito. Prenderò fiato. Dirò che non mi è necessaria nessuna delle cose che dovrei apprezzare per forza. Nessuna di quelle cose che... Ma dove vivi? Dici sul serio? Cioè, non l'hai mai letto? Cioè, non l'hai mai visto? Non l'hai mai... No! Da dire, ma non faccio parte della maggioranza che compone l'opposizione. Devo trovare la forza di non vergognarmi e di entrare lì al salone e di gridare che secondo me la lampada Fly, i divani Super Blob fanno cacà, e che lo spremiagrumi di Alessi non si sa mai come cazzo funzioni con tutto sto alluminio. Voglio solo spremere un agrume. Datemi la possibilità, per non parlare della fottutissima
bassissima, scomodissima e anche altissima sedia cartel, quella sedia trasparente che si trova sempre ai matrimoni o negli uffici di design, che ti fa venire la lebbra dal sudore alle cosce se ti ci siedi in estate. Basta! Troverò il coraggio di dirlo. Andrò via Savona e griderò con tutto il diaframma aperto come i chakra che a casa ho la libreria Billy.